ore per sistemare una telecamera, 5 milioni e mezzo, dai! Signori, questo sarà l'anno della patente, io ve lo dico. 2020, sì. Io ve lo giuro, io ho la patente. Ok. Beh. Promesso. Bro, sei pronto? Come sempre. Vuoi sapere come ho studiato? Vai, così vede. Questa è la mia tecnica. Ho studiata, cioè, è una tecnica appurata che ho utilizzato anche alle superiori. Vai. Oh, eccolo, eccolo là, eccolo là, ci siamo, ci siamo! E niente, mi hanno ammocciato. Ottava volta. A contro ogni mia singola legge mentale poterti dire che sono promosso, perché anche l'ultima volta sono riuscito. Hey, 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 5 errori bocciati. Quindi, okay. Per me dirti che sono promosso è un'eresia, perché poi non è mai così. Però io reputo impossibile che io sia stato bocciato, perché erano domande veramente banali. Cioè, adesso li faccio vedere, ragazzi, che se non ci credono. Adesso vi faccio vedere i miei quiz della patente con la mia app di quiz della patente, no? Che è quella della tua scuola. Allora, questa è l'app. Ok? Sì, vai. Allora, adesso vi faccio vedere questa cosa. Tutto il mio allenamento nelle ultime 2 settimane ha dato questi risultati qua. Allora, questi sono quelli vecchi. Okay. Da qua è iniziato il periodo di studio, da qua. Ok, vai. Sono tutte, vedo un po' di verde, sono un pollice tutte verde. Tutte verdi, tutte verdi. E queste sono molto, erano molto più difficili di quelle che mi è capitato adesso. Quindi non è possibile, non è possibile. Se sono bocciato, veramente la mia vita è una barzelletta. E lo è già. Basta, 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 basta fare quiz, basta. Mi sono rotto il cazzo. Sai le kill di fila, non di un modo? Sì, sì, sì. Sono sì. A 40, 45 di fila, ah, okay, azzeccate. Ecco. E questa era molto più facile di queste 45, quindi non può essere. È arrivato il messaggio se sono stato promosso o meno e non lo so ancora perché questo è il messaggio. Fabietto patente mi scrive, lo apriamo insieme. Vai. Mo so cazzi miei che devo farti guidare. 3 errori promosso. Ma bro, adesso che si fa? Ah boh, non lo so, non sono mai arrivato a questo punto. Signori, allora, siamo in un momento storico perché stiamo andando a fare la prima guida. Una volta che passi la teoria, tu devi fare almeno 6 guide con la macchina per poter prendere la patente. E qui il buon Gian, che mi accompagnerà in questa avventura incredibile. Ovviamente Lorenzo non è che si mette a fare la patente in un momento storico che è tutto tranquillo, no. Coronavirus. Infatti, no, però... aspetta, no, questa parola è bannabile, non si può dire. Umbrella Corporation. Però meglio perché c'è meno gente in giro. Cioè, quindi meno morti che procuro ma così, io. Ma tu così non impari bene. Io così non imparo bene. Ma chi se ne frega? È importante averla là dentro. Poi tanto non esco. Difficilissimo trovare un telefonista che sia esperto di sicuro. Torno indietro. Vai. Vai, guarda tutto. Ho paura di distruggertela. Ok. Va bene. Metti la prima. Si comincia malissimo. Non rompere. Prima. Addirittura la seconda. A rompere. Parcheggi in retro, try one. Spaventatissimo. Minchia, mi sto calando in mano. Dritto, dritto, tienilo dritto, perfetto. Non so se è chiaro, eh. Cioè, ma infatti. Bro, è il giorno, bro. Cagato addosso. È il giorno. Dai, dai, andiamo. No, allora, andiamo, 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 dai, compagnia. Sveglio dalle 6 del mattino. No, non ho idea. Non importa, dai, meglio. Sveglio dalle 6, sei bello, pimpa. Ragazzi, dai, oggi mettiamo una parola fine a questa purga durata 7 anni e mezzo. Oggi mettiamo la parola fine. Quanto me la sto tirando. Come quando dico che vinco Rocket League poi perdo. È il momento dell'esame. Mi stavo ripassando le precedenze, perché non mi ricordo più se la... Perché è il momento dell'esame, poi non ti ricordi più se devi darla a destra o a sinistra la precedenza. Sai quando in matematica fai 2 più 2 per 6? Ovviamente si dà
Andiamo, bro. Come dice uno dei miei personaggi degli anime preferiti, arrivederci. Spero di guidare col mio stand, amico mio. Anch'io. Ciao, ciao, ciao. Eccolo, eccolo. Eccolo. Bro, com'è finita? Dov'è? Stai! No, non ci voglio credere, ce l'hai fatta! Allora, ragazzi, il problema è stato singolare, perché mentre, ovviamente non ho potuto portare, perché non si può portare Giampiero a registrare mentre faccio da, però il problema più grosso è stato tra l'altro è bellissimo, cioè tu non hai idea di quanto avere questo pezzo di plastica sia importante, cioè tutta la mia vita ruota attorno a questo pezzo di plastica, cioè negli ultimi 7 anni. Che cazzo ridete? Il fatto è che mentre guidavo, no, è stata un'esperienza incredibile. Praticamente il tipo mi ha fatto delle domande prima di guidare. Guidare non c'è stato problema, che è incredibile. Però prima di salire in macchina il tipo mi ha fatto delle domande. Sono state queste: quali sono i liquidi che bisogna controllare nella macchina? Motore? Ok. Acqua? L'acqua di che? Quella di Tergicristalli. No, c'è ancora un liquido che devi controllare. Qual è? Che cazzo ne so? Io avevo paura che non mi facesse entrare in macchina per questo. E invece poi mi è venuto in mente: ma sarà quello di Tergicristalli? Eh sì. Ok, va bene, non andavo a prendere la macchina perché non so il liquido di Tergicristalli. Dai. Vabbè, comunque è stato incredibile. Bene, adesso sono emozionato, scusate. Adesso manca la macchina sostanzialmente. Però per il tasto grosso l'abbiamo fatto, quindi vabbè. Allora, non so quando vedrete questo video, perché il discorso è stato che abbiamo un miliardo di clip da mettere insieme di tutto questo percorso del 2020. È durato troppo. Questo video uscirà nel 2022, sicuro. Però spero che questa odissea della patente vi sia piaciuta. A me no. Adesso vado a buttare tutte le cose che avevo da studiare per la tanto non mi ricordo più tra 5 minuti. Buon incendio. Esatto. Ciao.